Buonasera a tutti. Se io dico, quel sol che pria d'amor mi scaldò il petto, ebbene, basterebbero questi versi dove Dante fa riferimento a Beatrice per dimostrare che la Divina Commedia è attraversata dalla musica. Nel poema dei 100 canti, la dimensione musicale è una delle più affascinanti. È la meno studiata, è la meno conosciuta, ma la più affascinante. Rappresenta l'ordine, la proporzione. È, come dire, la colonna sonora dell'universo. La musica. La musica nelle tre cantiche assume significati differenti, come potete bene immaginare, sia per i conoscitori della Divina Commedia, sia per chi ne ha ricordo e memoria degli studi liceali. La musica diventa simbolo dell'ascesa eterna, della negazione dell'amore nell'inferno. Diventa simbolo dell'amore imperfetto per il purgatorio. Ma poi, simbolo della più alta espressione dell'amore assoluto, dell'amore di Dio nel paradiso. E proprio all'inizio del terzo canto del paradiso si sente questa melodia raffinatissima, sofisticata. Quel sol che pria d'amor mi scaldò il petto. Con queste parole Dante si rifà a Beatrice, si rivolge a lei. In diversi momenti nella musica della commedia è chiara però una scansione del valore religioso di ogni cantica. E del valore di ogni regno ultraterreno che nell'esperienza transumanante compie Dante. Perché tutto si rifà all'ordine dell'universo retto da Dio. Tutta la commedia è attraversata da infinite note sonore, onde sonore. Vi sono meravigliose relazioni armoniche. E la tavola, che dire della tavola degli strumenti musicali inseriti ad esempio nella chiosa l'empia fanfara del 21° canto dell'Inferno, che indica l'utilizzo di strumenti musicali che accompagnano il viaggio oltremondano, ultraterreno di Dante. Pensate, nella voragine infernale. Verrebbe spontaneo dire, no, è impossibile. Nella cantica dell'inferno, dove la luce è rappresentata dal bagliore delle fiamme, com'è possibile trovare musica? Ma campeggiano trombe, trombette. E poi uno strumento particolare, le cannamelle, che sono strumenti antenati del flauto e dell'oboe. E poi nel regno della beatitudine la strumentazione musicale si ingentilisce, si impreziosisce. La viola, la giga, anche la giga è uno strumento a corde che potrebbe ricordarci il violino. Accompagnano questi strumenti le canzoni dei trovatori, la lira, l'organo. Ma tutto il paradiso è attraversato da una musica superiore. È la musica delle sfere celesti, la musica di Dio. Ma anche nell'inferno, vi dicevo, c'è musica. Pensate al canto 28° dell'inferno. Siamo nella nona bolgia dell'ottavo cerchio con il seminatore di discordia. Dante incontra Bertrand de Born. Di lui si conosce soltanto una canzone con annesso spartito musicale.
e nel purgatorio. L'amore imperfetto, mi dicevo. Incontra Sordello, che canta i suoi serventesi, e Arnaud Daniel, di cui ci sono giunte alcune canzoni. E nel Mar Paradiso, a parte la musica celestiale che si diffonde per tutto il regno governato dall'amore assoluto e universale di Dio. Pensate a Folchetto da Marsiglia, questo vescovo cattolico trovatore che viene venerato come beato dai cistercensi. Mi emoziono sempre quando parlo delle tre cantiche dantesche, ma non soltanto quando faccio riferimento ai personaggi che Dante incontra, ma soprattutto quando parlo di questi echi sonori, perché tutta la Divina Commedia è attraversata da echi sonori. E ciascuno a proprio modo, naturalmente, l'infinito candore delle anime del paradiso, quasi la mestizia delle anime del purgatorio, la disperazione delle anime dell'inferno. Attraverso le parole di Dante tutto diventa poesia e tutto diventa musica. Dante era un grande conoscitore della musica, ne sapeva molto. Ascendente e discendente è il motto dei beati, che formano l'universo della bellezza e dell'amore del paradiso. Dante parla dell'abbattere e del levare, e sono due termini tipici del tempo della musica. Sul tempo della musica si appoggia poi tutto l'inno corale, che ha quasi, per dirla alla maniera dei critici, un valore extra musicale ed extra logico, che è quello tipico delle luci sante, che rappresentano addirittura la Santa Croce nel paradiso. E poi appaiono parole che ci rimandano al mondo musicale: corno, nota, che è l'elemento fondamentale della musica, le melodie. E poi suoni, parola che viene ripetuta spessissimo, armonia, scala, e poi ancora musa. Insomma, la Divina Commedia è davvero l'opera suprema di un uomo che è riuscito a sorprenderci, e ancora oggi ci sorprende. Ci sorprende perché la musica nella Divina Commedia è la conseguenza della grande armonia che regola il creato. Dobbiamo rifarci a una tripartizione della musica: la musica mondana, la musica umana, la musica instrumentalis. La musica mondana, che si rifà al concetto di musica delle sfere, si fonda sul concetto di armonia, rappresenta il campo di indagine speculativa che indaga l'armonia cosmica. È una musica però non udita dall'uomo. E la musica umana, invece, è udibile, ma solo da chiunque discenda in se stesso. È come se rappresentasse la metafora dell'unione fra ciò che è razionale e ciò che è irrazionale. Mi piace questa espressione: la musica umana ha bisogno di un atto di introspezione. La musica instrumentalis, invece, è il gradino più basso e rappresenta la musica eseguita dagli strumenti. Queste sono le cornici che circondano la commedia. È tutta l'opera che rappresenta un lungo percorso spirituale, è accompagnata dalla musica, che a sua volta accompagna questo cammino. I rumori, ad esempio, che si odono nell'inferno, man mano si addolciscono, diventando armonia celeste. Ma pensate che anche nell'inferno si trova un'armonia superiore. Se io vi dicessi
amor che al cor gentil ratto s'apprende. Amor che nullo amato amar perdona. Amor condusse noi ad una morte. Celeberrima è questa anafora, canto quinto dell'inferno. Questa è poesia, ma è poesia musicale. Scaturisce dalle parole e ancor più scaturisce dal loro sapiente accostamento. Anche nell'inferno, dunque, abbiamo una musicalità superiore. È un canto particolare, il canto quinto. È il canto che, nonostante sia il canto dell'inferno, dove vengono puniti coloro che hanno peccato per lussuria, è un canto dominato, governato dalla poesia più alta, dalla musica più sublime. Basti pensare che i due protagonisti, Paolo e Francesca, subiscono una pena un po' sui generis. Non è proprio corporale, perché tutto sommato riescono a tenersi mano nella mano e presi da questo turbine infernale, da questa bufera infernale, secondo la legge del contrappasso, sono destinati a vivere così per l'eternità. E tutto sommato non gli va proprio male a entrambi, sono insieme. È la musicalità delle parole di Francesca, colei che parla. Paolo no, Paolo è in silenzio. In posizione fetale, accostato alla roccia, non parla. Ma è sufficiente la parola di Francesca per farci sentire musica, melodia, anche nell'inferno. Quivi sospiri, pianti e alti guai. Nel regno dei morti si percepisce il male attraverso l'ambiente circostante. Perché ci sono lamenti atroci dei dannati, suoni molesti, pensate al corno del gigante Nembro dell'inferno, rumori angosciosi, il secondo, il terzo canto dell'inferno, lingue strane, pronunce orribili, imprecazioni. È il duca mio ver lui, anima sciocca, tieni col corno e con quel ti disfoga, quand'ira o altra passion ti tocca. E poi ancora quivi sospiri, pianti, alti guai, risuonavan per l'aere senza stelle, perché io al cominciar ne lagrimai. Il terzo canto dell'inferno. E questa colonna sonora delle diverse lingue, orribili favelle, parole di dolore, accenti d'ira, voci alte, fioche, suon di manconelle. Tutto questo ci parla forse non tanto di una musica, ma di un'anti-musica, che mette in evidenza la distanza fra questi suoni e le melodie. E una volta, solo una volta uscito dall'inferno, il poeta sembra quasi sentire il bisogno di un po' di musica, il suo valore consolatorio, di essere confortato da essa. E Dante è uscito dall'inferno, era abbattuto, prostrato, la sofferenza, il dolore. Dante aveva assorbito questa sofferenza e questo dolore, quasi rimasto assordato dall'antimusica delle alte grida. E nel purgatorio la musica rinasce. Rinasce perché assume un nuovo significato, un valore di rinnovamento, un valore quasi di redenzione. Cantano all'unisono, ci sono canti gregoriani, e il cantare all'unisono diventa un simbolo, come dell'unificazione interiore, come dell'espiazione, come della riconciliazione. E questa musica è riconoscibile, perché fa parte del patrimonio del repertorio sacro. Il primo canto è un salmo. Le anime lo intonano mentre sono ancora nel vasello. Nel secondo canto si ascolta un canto invece profano.
Pensate il secondo canto quando Dante dice: Amor che nella mente mi ragiona, cominciò egli allorsi dolcemente, che la dolcezza ancor dentro mi risuona. Capite quando volevo dire che Dante sentiva il bisogno della musica per ritornare a vivere? E il Purgatorio gli offre questa possibilità. È un canto profano, quello di Casella. Ma è musica rassicurante. Poi ci sono anche momenti di preghiera. O Padre nostro che nei cieli stai, non circoscritto, ma per più amore, che ai primi effetti di lassù tu hai, laudato sia il tuo nome e il tuo valore da ogni creatura. E ancora, nel canto 27esimo. Guidavaci una voce che cantava di là, e noi, attenti pure a lei, venimmo fuor là ove si montava. Venite, benedicti patris mei, sono dentro un lume che li era, tal che mi vinse, e guardar non potei. Ma il conforto del canto del purgatorio diventa luce, diventa movimento nel paradiso. Si passa dalla salmodia alla polifonia. Si ode sempre meno la parola. Non ha bisogno di chiedere niente, perché Dante, perché Beatrice legge nella sua mente. E sono evidenti nel paradiso ben tre aspetti: la musica, la luce e il movimento. Che cos'altro sono se non la propagazione di Dio? Il movimento. Ma il movimento deriva dal desiderio, deriva dall'amore di Dio e per Dio. E sembra quasi che questo movimento, per certi aspetti, si confonda con il suono. Armonie, dunque, timbri, suoni, tutto è straordinario nel paradiso. Una voce nel paradiso sembra contrapporsi all'altra. Dante è estasiato di fronte a tanta bellezza, alla bellezza del suono, la bellezza più incredibile, e sia quando la voce si accompagna allo strumento, e quando fra i canti, fra la musica, fra le danze. Dante racconta la discesa di Beatrice dal cielo. E soltanto quando Dante si trova alla fine del suo viaggio, la musica si quieta. Poco prima della visione di Dio, i suoni tornano lontani. Il poeta vorrebbe capire qualcosa di più, ma le sue ali non erano adatte. La sua mente colpita da una folgorazione che appaga ogni suo desiderio. Pensate al canto 33esimo del Paradiso. Se non che la mia mente fu percossa da un fulgore in che sua voglia venne, all'alta fantasia qui mancò possa, ma già volgeva il mio disio e il velle. Siccome rota chi ugualmente è mossa, l'amor che muove il sole e le altre stelle. È sublime questa musica. Dante davvero è straordinario perché nel suo rapporto con la musica si coglie anche tutta la sua straordinaria modernità. Ad esempio, quando incontra, come vi ho detto, Bertrand de Born, musico trovadorico, è condannato fra i seminatori di discordia e di scismi. Rappresentato, tra l'altro, nella posa poco lusinghiera di un uomo che vaga tenendo in mano la propria testa mozzata, quasi come se fosse una lucerna. Ma tutto questo che cosa ci vuole dire? Che Bertrand de Born è lodato da Dante. Perché non è detto
che un peccatore non possa essere anche un sommo musicista. Quindi cosa vuol dire? Che in questo Dante lascia spazio ad una concezione laica dell'arte, con elementi di modernità assoluta. Di che cosa ci meravigliamo? Dante è stato un grandissimo innovatore. Ha precorso i tempi. La sua è una modernità che ancora oggi richiama la nostra attenzione. Il rapporto con la musica lo dimostra proprio. Ah, se si potesse fare una conferenza eterna di cose, se ne direbbero tantissime. Pensate, l'incontro con Casella è uno dei primi rappresentanti di un nuovo stile musicale, l'Ars Nova, introdotto in Francia da Philippe de Vetri. E Dante lo ha citato nella Commedia. Quindi vuol dire che Dante ha dato spazio e fama di innovatore ad un menestrello quasi sconosciuto. Se Dante non lo avesse collocato nel purgatorio, non se ne sarebbe avuta memoria. Ne ha decretato l'assoluta fortuna, perché Dante è stato un testimone che ha raccontato la novità di una società in fermento, anche della musica. Philippe de Vetri in Francia aveva diffuso questo genere musicale, ma è stato Dante a introdurlo, a dargli dignità. Dante ricorre poi ad un espediente modernissimo. Allora, vi voglio fare un esempio. Se io leggo un brano di poesia, di narrativa, in cui mi viene detto: pensa a Dohnanger, alla Sinfonia Liturgica Primo Movimento. Pensa a questa sinfonia mentre leggi. Beh, faremo un po' fatica. Allora cosa faremo? Ci metteremo subito le cuffiettine su YouTube a cercare questo Dohnanger Sinfonia Liturgica Primo Movimento. Ma se io sto leggendo un testo e mi viene detto: pensa all'aria sulla quarta corda di Bach, non ho bisogno di collegarmi a su YouTube, perché è conosciutissima. E quindi continuerei a leggere e nella mia mente ci sarebbe questo straordinario sottofondo musicale. Perché vi ho detto tutto questo? Perché Dante ricorre proprio a questo espediente modernissimo. Segnala nel testo il nome di un brano che si aspetta che il lettore ascolti come sottofondo alla lettura, ma sapientemente suggerisce un brano noto, un brano conosciuto. La memoria, dunque, di chi legge è l'unico mezzo per raggiungere l'effetto voluto. E Dante questo lo sa bene. Ricorre a brani universalmente noti e che fanno sottofondo alla lettura del suo poema. Dante è stato una fonte inesauribile per la letteratura, per la filosofia e per la musica, in un periodo di cambiamenti epocali che avrebbero portato alla nascita dell'attuale concetto di musica. Dante è straordinario, riesce davvero a farci sentire un'armonia superiore. Pensate all'ossimoro più famoso della letteratura italiana: Vergine madre, figlia del tuo figlio. In queste poche parole si concentra la più alta percentuale di poeticità, di musicalità, insomma, di assoluta e indiscussa bellezza. Grazie.